Cari amici, benvenuti in questo video di Yandere Simulator. Il fatto che Ayano fosse una pazza psicopatica non è una novità per nessuno, giusto? Ma lo sapevate che è pure immortale? No? Ve lo dimostrerò con alcune riprese fatte da Iveltal, il mio amico e moderatore. Come si può notare, la nostra Ayano, ricoperta di margherite, ha piazzato una simpatica trappola per elettrificare qualcuno, anche se stessa, eventualmente, ed è lì che la fissa con fare molto indeciso. Mi butto nell'acqua o non mi butto nell'acqua? Voglio morire o non voglio morire? Sapete che cosa? Voglio morire. Addio, mondo crudele. Ayano è entrata in coma e questo è un game over. Giusto? È un game over? No, aspetta, si è rialzata. Sta arrivando la polizia che a quanto pare ha trovato un cadavere e un'arma piena di sangue di qualcuno con le impronte di Ayano sopra, che nonostante fosse in coma è stata arrestata comunque dalla polizia? Aspetta, no, ci deve essere un errore. Sicuramente qualcosa è andato storto, vero Ayano? A parte il fatto che tu non volevi assolutamente buttarti dentro l'acqua elettrificata e invece mi sa che volevi farlo, sì. Ed è di nuovo in coma. Povera Ayano, che è di nuovo finita in coma e che si è rialzata di nuovo. Adesso la polizia arriva a scuola, trova un cadavere, ma non ci sono armi del delitto e stavolta Ayano è stata più intelligente e non ha neppure lasciato impronte. E nonostante sia morta elettrificata, è libera di andare via e stalkerare senpai come vuole. Ed è pure tornata a casa sua, sana e salva, anche se doveva essere in coma. Non è finita in coma, sta benissimo. Come me lo spiegate questo? Come? Una cosa devo ammetterla, se questi bug verranno risolti tutti da Yandere Dev, questo gioco non sarà più lo stesso, perché secondo me fanno veramente parte di tutte queste dinamiche di gioco che sono talmente tante che è impossibile che qualcosa non si bughi. Se anche voi avete qualche bug da segnalare, qualche glitch o qualche stranezza, mi raccomando scrivetemelo nei commenti e ditemi se anche voi sapevate che Ayano era potenzialmente immune all'elettricità. Grazie a tutti e alla prossima con Yandere buggata, Eternal Love, ciao! E mi raccomando, anche se Ayano è immune alla corrente a quanto pare, voi state sempre lontani dalle prese immerse in acqua. Ciao ciao!